dubbio sulla validità degli atti accertativi c'è sempre. Se ne è parlato ieri a Listone, il convegno organizzato dall'Ordine dei Commercialisti e dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Puglia sui temi della riscossione di imposte e tributi, dell'accertamento e del contenzioso alla luce delle novità introdotte lo scorso 30 giugno dal governo. Novità che riguardano soprattutto i tempi, che rischiano di penalizzare i contribuenti onesti. Lo Stato ha bisogno di soldi e ha cambiato la normativa cercando di recuperare subito i soldi accertati in qualche maniera. E ora bisogna vedere un pochino se è giusto che il contribuente paghi anche in occasione di accertamenti non propriamente corretti o eccedenti effettivamente l'evasione che c'è stata. Dal mio punto di vista, che si paghi subito per l'evasione è giustissimo. Non è giusto che il contribuente debba anticipare delle somme soltanto perché sono stati accertati maggiori redditi che poi il giudice non riconosce fondati. Argomento principale del convegno è stato l'accertamento esecutivo, un provvedimento che è stato di recente differito in ordine alla sua entrata in vigore al 1 ottobre, che consentirà alle agenzie delle entrate di emettere gli avvisi e accertamenti che rappresenteranno titolo per la riscossione immediata. Da qui la preoccupazione per la tutela e la difesa dei contribuenti. Ci si può difendere con un'istanza di sospensione prodotta alla commissione tributaria. Chiaramente questa istanza di sospensione, diciamo, deve essere necessariamente trattata nel giro di 180 giorni. Il nostro timore, soprattutto come difensori tributari, è che le commissioni tributarie, già incolfate chiaramente di altri carichi di lavoro, non siano in grado chiaramente di sbrigare queste pratiche relative alle istanze di sospensione, e conseguentemente i contribuenti, che magari a volte si trovano di fronte ad accertamenti magari capotici e non supportati, no, da idoneo fondamento, si trovano a dover pagare pur sapendo di avere, diciamo, manifestatamente ragione. All'evento ha preso parte anche il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Claudio Sicigliotti, moderatore il Preside della Seconda Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, Antonio Uricchio.